Quindi voi dovete comunicare. Iniziamo con il primo argomento. Ogni video sceglierò un tema culto. Che cos'è il culto? Il culto è la tua band. La tua deve essere una religione. La tua fanbase ti deve pregare e tu devi pregare la tua fanbase. Come si crea una band di culto? Se il vostro sogno nel cassetto è aumentare i vostri follower, la vostra community. Community è una parola che sentirete tantissimo da me, perché vi deve entrare nella testa. Deve essere una parola che voi andate a dormire nella notte e fate community, 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 perché è quello che vi salverà, è quello che vi darà da mangiare, è quello che vi diversificherà gli uni dagli altri, la vostra community. Deve entrarvi a forza nei vostri crani. Questa parola è l'unica cosa che può darvi una chance in quello che fate. Quindi la parola del giorno è il culto. Prendiamo dei grandi della musica di vario genere. Prendiamo Bono degli U2, prendiamo Lenny Kravitz, prendiamo Oliver Sykes dei Bring Me the Horizon o il reverendo Marilyn Manson. Generi diversi, grandezze diverse, community diverse. Ma cosa hanno in comune questi quattro personaggi? A parte che Oliver Sykes è un figo della Madonna. Il comune denominatore di questi personaggi è il tempo. Non hanno tempo come noi, il loro tempo è differente, non sono 60 minuti, un'ora, non sono 60 secondi, un minuto, per loro è differente. Da quando si alzano la mattina a quando non vanno a dormire la notte, il loro tempo è speso a studiare il loro personaggio, a renderlo credibile. Loro sono assolutamente costruiti da loro stessi, o da terze persone, ma c'è un continuo studiarsi, perché non possono appoggiarsi semplicemente a quello che hanno costruito e far passare gli anni. Gli anni evolvono le persone, non puoi rimanere statico, oppure non avrai mai la possibilità di essere competitivo con le persone che ti saranno intorno. Io stesso sono diverso rispetto all'anno scorso, sono diverso a 2 anni fa, a 5 anni fa. Questi saranno tutti argomenti che andremo a spulciare da video a video, per non fare un video da 100 minuti, ma voglio cercare di rimanere su un format dai 4 ai 6 minuti a video. Quindi cerchiamo di dare una conclusione a questo primo video. 3 regolette per realizzare la tua band di culto, per creare il tuo culto. 3 regolette che adesso andiamo ad elencare in modo molto breve e sintetico e andiamo poi a approfondire nei prossimi video. Creare il tuo concept, capire chi sia la tua fanbase e schematizzare i tuoi impegni. Impostare il tuo concept e il tuo personaggio è un po' il discorso che facevamo prima. Capire chi sei tu, cosa ti viene meglio, capire cosa vuoi esprimere al tuo pubblico, in modo da creare una cerchia di appartenenza, da creare una community, qualcuno, delle persone che ti sostengono per quello che rappresenti per loro. Rendere credibile quello che stai facendo con il tuo look, con i tuoi testi, con la tua musica, con il tuo stare sul palco e fuori dal palco. Capire chi sia la tua community è importante all'inizio per creare un tuo sostentamento, per creare un inizio di rapporto, per far vedere alle persone che non ti conoscono da subito: ah, ma questa band vedo che ha un certo pubblico, sono curioso, ascoltiamo qualcosa di loro. Noi siamo degli animali sociali, appunto. Ad esempio il ristorante, quando trovi la fila fuori il ristorante e dici cavolo, ma qui si mangerà da Dio. Certo, non siamo tutti uguali, va bene, ma la maggior parte di noi ha questo concetto nella testa, l'aggregazione. Gli obiettivi specifici è il punto 3. Schematizzate i vostri impegni. Voi siete una band da 3 elementi, da 4 elementi, da 5 elementi, da 115 elementi. Ognuno di voi si prenda degli impegni e li spalmi all'interno di un'agenda. Può sembrare la sagra dell'ovvio, ma pochissimi lo fanno e veramente fa la differenza. E dovrei essere il primo a credere in questa religione, perché loro se ne accorgeranno se stai fingendo. È la tua faccia che loro stanno comprando, è la tua faccia che loro stanno pregando. Tu compreresti la tua musica?